Vediamo ora proprio i primi comandi, quelli che abbiamo utilizzato tramite la barra degli strumenti, quindi questo forward, back, left, right, il pulsante home e clear screen. A questi sei pulsanti in realtà corrispondono proprio delle funzioni. Allora spostiamo la barra là in alto, dove vi è più comoda in realtà, e iniziamo a utilizzare proprio questi comandi. Allora, ad esempio, forward, quello che avevamo fatto prima, forward 100, poi right 90, quindi vai avanti di 100, gira a destra di 90, girerà sul posto, poi ancora forward, quindi vai avanti di 100, right di 90, scusate, qui facciamo non 100 ma 50, cerchiamo di fare gli stessi comandi di prima, quindi ancora forward 100, right 90 e ancora forward 50. Tolgo, vado un po' indietro con lo zoom, ok, quindi abbiamo avanti di 100, gira a destra di 90, avanti di 50, destra 90, avanti 100, destra 90, avanti 50. E otterremo, sono le stesse identiche istruzioni che ho dato prima nella casella, ok, della barra, qui invece le ho scritti. A questo punto, per eseguire questi comandi, noi dobbiamo cliccare sul pulsante avvia il programma. E vedrete che appunto è partita la nostra tartaruga, ha visto i vari comandi e questa cosa fa sì che se noi prendiamo, okay, il nostro disegno, adesso lo possiamo anche, vedete, modificare perché diventa un vero e proprio disegno di LibreLoco, scusate, di LibreOffice. Spostiamo la tartaruga in un punto qualsiasi, rieseguiamo lo script e vedete che viene eseguito ok, spostiamo ancora la tartaruga. Eseguiamo nuovamente e vedete che viene eseguito. Se notate, adesso facciamolo eseguire, vedete che ad ogni esecuzione cambia, ok, cambia l'orientamento del nostro rettangolo. Questo chiaramente perché ne parleremo meglio nel prossimo video, ma è un po' il discorso del punto di vista, quello che si dice il punto di vista della tartaruga. Quindi, vedete che le istruzioni sono molto semplici, si tratta sostanzialmente di utilizzare un'istruzione, forward avanti, 100, right 90, ok, quindi destra 90 e così via. Quindi un'istruzione con un numero fa fare dei passi, usiamo ancora questo termine che ci viene da scratch e un angolo per la rotazione sul posto. Una volta che abbiamo fatto i primi esperimenti, possiamo anche tenere il tutto e magari salvare, perché per salvare il programma basta semplicemente salvare il nostro documento, lo salviamo, mi creo una cartella, chiamiamo LibreLogo, avevo e al suo interno mettiamo esempio 1. Ok, a questo punto proviamo a vedere anche gli altri comandi. Ad esempio, riapriamo un nuovo foglio. Se noi scriviamo, allora intanto facciamo forward, quindi vado avanti. Forward 100, ok, poi facciamo un right di 30 gradi, poi facciamo un back, di 50. Un left, sto scrivendo a caso, vediamo cosa esce. Un left di 50 e un
forward di 50. Eseguiamo. Abbiamo effettivamente eseguito, vedete che abbiamo fatto un forward di 100, okay? Poi si è girato, okay, di 30 gradi a destra, ha fatto un back, quindi è tornata indietro, e poi sostanzialmente è andata avanti di altri 50. Se volessimo imparare a usare anche gli altri comandi, tipo ad esempio noi vogliamo far tornare, perché se adesso noi prendiamo la tartaruga, ok, voi sapete che se noi prendiamo la tartaruga, facciamo rieseguire, me la fa di lì, ok? Invece io voglio far partire sempre dallo stesso punto, allora noi dovremmo metterci un bel comando all'inizio di home, in questo modo, se noi eseguiamo, lo esegue sempre da quel punto. Voglio pulire. Se vi ricordate, la pulizia si chiama clear screen. Clear screen. Allora all'inizio mettiamo un clear screen. Clear screen. Se noi adesso andiamo a eseguire, viene pulito tutto e lui riparte sempre da quel punto. Se noi ripremiamo, naturalmente tornerà se pulirà tutto e tornerà sempre in quella posizione. Quindi abbiamo il back, ok, per tornare indietro, abbiamo il forward per andare avanti, right, destra, sinistra, home e clear screen. Clear screen, home, naturalmente anche qui conta la successione dei comandi, come in tutti gli altri linguaggi, perché c'è una lettura verticale, quindi se io vado a fare un clear screen finale, non otterrò nulla perché vediamo, vedete che disegna ma poi cancella perché abbiamo messo naturalmente il clear screen alla fine, quindi conta come negli altri linguaggi chiaramente come andiamo a mettere le istruzioni, okay? Quindi viene c'è una lettura dall'alto, ok? Quindi come ad esempio potremmo anche pensare di mettere lo home finale, in realtà potremmo farlo partire dalla home e poi quindi possiamo usare tra l'altro i classici comandi copia e incolla. Vedete che, ok, mi si è spostato appunto. La tartaruga è tornata sostanzialmente nella sua posizione iniziale.